34 Antonio Rosato con il numero 55 Stefano Stocco, il direttore Massimo Pellegrini.
Una buonasera dal Palasport di Largo Anguissola in Piacenza, tutto pronto per la 13ª giornata di campionato. Si affrontano la Vegari Piacenza, padrona di casa, e la Provetto Virtus Padova, due formazioni che vengono da due risultati opposti. Padova ha vinto le ultime due giornate di campionato, ha fermato così il lungo stop che durava da addirittura 6 giornate, uno stop che però non spiega fino in fondo quanto Padova possa essere una squadra insidiosa. Aveva iniziato veramente bene questa stagione, la ciliegina sulla torta rappresentata dalla vittoria a 100 per 71-74 la terza giornata, dopodiché la vittoria con Faenza, anch'essa molto importante. Ricordiamo che Faenza è subito lì dietro alle squadre inseguitrici della capolista Orzinuovi, quindi una Padova che ha iniziato nel migliore dei modi, poi varie problematiche l'hanno portata a perdere quelle 6 partite, ma è in ripresa. Ultime 2 partite sono 2 vittorie a Reggio Emilia e in casa l'ultima contro Alto Sevino. Dal canto suo Piacenza proviene da una sconfitta più che onorevole contro una formazione veramente forte, qual è 100, si conferma quindi praticamente bestia nera dei biancorossi. Biancorossi che sono quindi chiamati alla riscossa in questa serata. Dato mancano 35 secondi alla palla 2, vediamo quali saranno i quintetti che scenderanno in campo per darsi battaglia in quella che sicuramente sarà una partita di altissima intensità, non solo per quanto detto in precedenza, ma proprio perché Padova è una formazione capace di giocare con grandissima fisicità, trascinata da alcuni giocatori di assoluto livello in questo campionato. Abbiamo il lungo Lazzaro, produce praticamente 17 punti a partita, poco più di 5 rimbalzi. Accanto a lui nel reparto lunghi c'è Claudio Nobile, l'ex Vicenza, che viaggia a 10 punti e mezzo, praticamente 8 rimbalzi catturati a serata. Ma non dimentichiamoci di Juan Carlos Canelo, giocatore ex Virtus Bologna, che qui a Padova sta giocando veramente ad altissimi livelli, sostanzialmente 14 punti realizzati. Intanto vediamo i quintetti. Padova parte con Stoikov, lo stesso Canelo, Nobile, Ferrara e l'ultimo è Crosato. Piacenza risponde invece con Sanguinetti, Magrini, Leonzio, Rezzano e Banti. Leonzio che vediamo mascherato, lui che è stato operato nella giornata di ieri per la frattura del setto nasale. Lui a conquistare il primo pallone, nonostante il primo tocco fosse stato di un giocatore di Padova. Attacca quindi Piacenza con Giacomo Sanguinetti, che in punta in palleggio si affida a Mattia Magrini, apre il palleggio per poi andare a servire Rezzano nel pitturato, gran giro sul perno e i primi 2 punti della contesa portano la firma del lungo ex Scafati. Attacca intanto Padova con Stoikov, che è andato da Crosato, poi la palla arriva nelle mani di Ferrara, si circola con il pallone veramente lontano dal canestro. Stoikov, grandissimo passaggio schiacciato a terra, poi Nobile non deve fare altro che appoggiarsi al tabellone di mano mancina. Sono i primi 2 punti della sua partita, sono i primi 2 punti di Padova, situazione di perfetta parità dopo una 40 secondi. Tanto Piacenza è già dall'altra parte con Sanguinetti, che ha sbagliato questa conclusione, può correre, cercherà di alzare i ritmi, lo vedremo durante tutta la partita. Padova palla sotto canestro, dove Magrini cerca di opporsi come può. Adesso Canelo in palleggio, si alza da 3 punti, il tiro gli esce veramente corto. Banti senza alcun problema a rimbalzo, partita che si infiamma immediatamente. Piacenza replica con un'altra transizione veramente veloce, Banti sotto da Rezzano, si vuole giocare per lui, si deve giocare per lui, questo è Massimo Rezzano, 4 punti nella sua partita. L'avevamo visto già in campo in quel di 100, insomma era tutt'altro che al meglio della forma, reduce da un'influenza piuttosto pesante che l'aveva colpito nei giorni precedenti. Si era visto soltanto una frazione del gran giocatore che può essere Massimo Rezzano. Canestro per lui, fallo subito e tiro libero aggiuntivo realizzato, quindi Piacenza che si porta avanti di un possesso pieno 5-2. Siamo poco oltre il primo minuto di gioco. Stoikov mantiene vivo il palletto su di lui, Leonzio che cerca di oscurare la via, ma Stoikov scappa, riceve il consegnato poi da Nobile. Ribaltamento di lato nelle mani di Canelo, che fa saltare Magrini, si alza e segna il tiro da 2 punti. Sono 2 punti ben costruiti, con un buon ribaltamento di lato, una finta, l'arresto, il tiro. 5-4.
dopo 1 minuto e 40 adesso Magrini non sa bene cosa fare, aspetta un compagno, lo trova in Sanguinetti, palleggio vivo a sfruttare il blocco di Rezzano che poi prova a farsi vedere, c'è un mismatch favorevole contro Canedo, non viene servito, il tiro di Banti è ben preso perché Rezzano era lì a fare buona guardia a rimbalzo, non riesce però a mettere entrambe le mani sul pallone, palla che non viene controllata quindi da Piacenza e Padova la recupera. Vediamo Canelo in cabina di regia, in questo caso si alterneranno molto lui e Stoikov, in questo caso Canelo aspetta Nobile il quale poi taglia immediatamente verso canestro, resta su di lui Sanguinetti e quindi si riparte da Stoikov, adesso Ferrara, Crosato finta il tiro ma è veramente lontanissimo dall'arco, la conclusione poi va ben lontana dal canestro, alla fine l'ultimo tocco è stato di un giocatore padovano e quindi Piacenza può avere il nuovo attacco. Torna in attacco quindi Piacenza con Giacomo Sanguinetti, adesso sul lato sinistro aspetta l'uscita dei blocchi di Leonzio che viene servito in questo momento in punta, il passaggio non è precisissimo ma poi si va da Mattia Magrini, ricezione immediata, fallo sul tiro, sarà viaggio in lunetta per il giocatore ex Poderosa Montegranaro tra le altre. Montegranaro dove è stato allenato da coach Steffè che quindi ha ritrovato in questa avventura piacentina. In lunetta quindi Mattia Magrini con due tiri liberi che potrebbero essere i primi punti della sua partita, lui che non si è ancora preso un tiro dal campo, fatta eccezione per quello della situazione precedente, manda intanto a bersaglio il primo, quindi siamo sul 6-4 dopo 2 minuti e mezzo. E c'è il 2-2, percorso netto per Magrini. E si è trattato dei primi due punti, come dicevo, nella sua partita. Difende intanto Leonzio, una grande pressione su Stoikov, il quale riesce comunque a servire Canelo, che prova ad attaccare spalla canestro contro Sanguinetti. Sarà una decina di centimetri, occhio e croce, fra i due giocatori. Cerca di sfruttare la propria prestanza fisica. Adesso Nobile con un gran passaggio proprio per Canelo. 2 secondi, dovrà alzarsi immediatamente. Grande linea di fondo presa da Canelo, che batte Sanguinetti. I due si conoscono alla grande, hanno giocato insieme nelle fila di Ozzano. Stessa cosa hanno fatto lo stesso Sanguinetti e Stoikov, però in annate diverse, dato Sanguinetti da Rezzano ha spazio da 3 punti, può essere pericolosissimo, questa volta colpisce soltanto il ferro, a Piacenza questi tiri non può esimersi da prendersi, corre Canelo, carro armato dentro a subire il fallo, non trova canestro, ma sicuramente ci sarà l'altro possesso, fallo giudicato non in azione di tiro, fallo di Giacomo Sanguinetti e si tratta del primo fallo personale. Prende a giocare con la palla nelle mani di Stoikov, marcato come sempre da Sanguinetti, adesso il blocco di Nobile che non riceve perché c'è il ribaltamento di lato, Ferrara ha spazio per il tiro, lo sbaglia ma fa un grandissimo lavoro a rimbalzo Nobile, costringe un giocatore piacentino, dovrebbe essere stato Magrini se non vado errato, a toccare per ultimo il pallone. Altro possesso nelle mani della Virtus Padova che ricomincia da Stoikov, sfrutta il blocco di Nobile che prova a farsi vedere ma non riceve, lo fa in questo caso dalle mani di Canelo, fade away ben giocato, Magrini però conquista il rimbalzo, decide di correre subito nell'altra metà campo, Padova però rientra bene anche se c'è spazio per Leonzio, tripla per lui, primi punti nella sua partita e poi cerca di mettersi sempre di più in questa partita con una gran pressione difensiva. Adesso Canelo in palleggio a sfruttare il blocco di Nobile, il quale non riceve perché il passaggio da parte di Canelo risulta un autopassaggio sostanzialmente, va a colpire il ferro sul lob. Azione fortuita, ma che porta comunque 2 punti. Per Padova, dicevo, e quindi adesso attacca nuovamente Piacenza che è avanti di 2 lunghezze, Rezzano ha spazio, si appoggia al tabellone, il tiro è sbagliato, l'ultimo tocco a rimbalzo è secondo gli arbitri di un giocatore di Padova. Intanto Crosato prova a catechizzare il compagno Ferrara. E
riceve intanto Magrini, bravo a farsi vedere, gli sporca il pallone storico, ma era una buona soluzione quella dei biancorossi che hanno cercato due punti immediati. Stavolta si fa vedere Sanguinetti, alla fine si affida nuovamente a Leonzio. Alla posta da Sanguinetti, il tiro cadendo all'indietro viene sbagliato, crossato a rimbalzo, è direttamente lui a mettere palla a terra. Non la migliore delle scelte, perché poi il passaggio nelle mani di Canelo non arriva in alcun modo, la palla si perde sulla linea laterale, quindi rimessa Becker di Piacenza, già effettuata nelle mani di Sanguinetti, che supera soltanto in questo momento la metà campo. Piacenza può quindi iniziare il nuovo possesso offensivo. Magrini aspetta Sanguinetti, poi lo serve. Vediamo il blocco di Rezzano che non riceve, si è andati dal lato di Magrini, se lo prende alla fine, l'arresto e tiro, viene sbagliato, lotta incredibilmente, Banti che trova due punti e sono quelli del 12-8, due possessi di vantaggio per la Becchieri quando siamo entrati nella seconda metà di questo primo quarto. Adesso Stoikov che riceve sul dai e vai, sostanzialmente Leonzo però riesce a oscurargli la via del canestro, non lo fa né in questa seconda occasione. Due punti di gran fattura da parte del giocatore ex Salus Bologna, tra le altre, che era sceso in C-Gold prima di essere prontamente richiamato in categorie più nobili. Magrini mette palla a terra, si butta dentro, gioco sulla linea di fondo, stoppato, anzi direttamente murato potremmo dire, da Nobile, e lo oscura completamente la visuale verso il canestro. È suo ovviamente l'ultimo tocco e quindi rimessa da fondo per la Becchieri Piacenza, che però attenzione ha soltanto 5 secondi per trovare una conclusione. Si fa vedere Rezzano che riceve, passaggio di ritorno per Magrini, alla fine la correzione in emergenza da parte di Rezzano, frutta altri due punti. Sta giocando una partita solida Rezzano, sono già 7 i punti mandati a bersaglio. Intanto Stoikov fa partire un tiro più per cercare il fischio sul contatto che non per effettivamente trovare punti. Piacenza già nell'altra metà campo, viene servito Banti che non deve fare altro che sistemarsi, appoggiare i due punti, e sono quelli che costringono la panchina di coach Frisio al time out immediato quando sono stati giocati poco più di 6 minuti in questa partita. Si è ritornato in campo, Padova ha già iniziato questa azione, Ferrara mantiene vivo il palleggio contro Magrini che cerca di mettere una grandissima pressione su di lui e poi alla fine prova anche l'intercetto, intercetto che non si concretizza, solo l'ultimo tocco, palla quindi che resta nelle mani di Padova, 13 secondi per andare al tiro, riceve Canelo sulla rimessa, sfrutta poi il blocco di Nobile, si butta dentro, è entrato con il numero 12 Lazzaro, attenzione che entra anche dalla panchina, ma è un giocatore che può essere veramente molto produttivo. Fischio intanto per l'infrazione di passi, ma è un fischio che purtroppo da regolamento viene fatto molto spesso, diciamo che si va un po' a snaturare quello che è
il gioco con un arresto a due tempi in virata. Fatto sta che Piacenza conquista un altro possesso, può andare con Rezzano. Adesso Sanguinetti a sfruttare il blocco di Banti, si butta poi dentro Sanguinetti, gran palla per Banti che non trova l'angolo giusto per appoggiarsi al tabellone. Attacca quindi Padova con Salvato, anche lui è entrato da poco durante il time out in campo. Canelo a spazio da tre punti, sbaglia anche questa conclusione. In due tempi la coppia Malgrini-Sanguinetti conquista questo pallone. Step back, poi non si prende il tiro per andare a servire Banti. È stoppato, corre Padova, però è rimasto a terra Canelo che comunque recupera, arriva in questo momento. Grande intercetto da parte di Banti, abbiamo visto Leonzio si arresta, passaggio schiacciato a terra per Banti, fuori dalla Magrini, si alza, becca la struttura, becca il tabellone di lato, quindi non va a punti Piacenza in questo caso. Arriva a rimorchio Ferrara, poi mette lui palla a terra, aspetta il blocco di Nobile, lo sfrutta in questo momento, viene servito Nobile ma il passaggio è fuori misura. Palla persa da parte del Broetto. Attacca Piacenza con Sanguinetti, si butta dentro adesso Leonzio alla spazza, non si prende il tiro, decide di buttarsi dentro anche lui. La palla si alza eccessivamente, colpisce la struttura. Se non ho visto male le indicazioni degli arbitri, dovrebbe essere rimessa per Padova. Intanto c'è un cambio per Piacenza, è uscito Banti, è entrato per la prima volta in questa partita Matteo Samoggia. Anche Leonzio al suo posto, esordio anche in questo caso in questa partita per Capitan Matteo Soragna. Attacca quindi Padova con Lazzaro che poi ha difficoltà nel palleggio, deve chiuderlo contro la pressione di Rezzano, servito in qualche modo Canelo che attacca in questo momento proprio contro Rezzano che è arrivato su di lui dopo il cambio difensivo, cerca di lavorare con i piedi Rezzano ma alla fine la palla arriva a Nobile, arrivano anche due punti per lui. Situazione di 16-12 quando manca 1 minuto e 35. Adesso Malgrini sul lato sinistro si cerca di servire Soragna che lamenta una spinta, una trattenuta, insomma un contatto falloso, cerca di spiegarsi con gli arbitri. Secondo gli arbitri non c'è nulla, però comunque l'ultimo tocco è stato di un giocatore di Padova e quindi Piacenza ha una nuova rimessa con 10 secondi nell'azione. Riceve Sanguinetti in questo momento e quel blocco di Rezzano che resta lì un attimo, poi taglia dentro, Sanguinetti ha spazio per alzare il tiro, sbaglia, ma c'è il tapin, il più piccolo in campo va con il rimbalzo offensivo che vale altri due punti per Piacenza. Ora Stoikov in palleggio, aspetta un compagno, l'ha trovato in schiavone, adesso Nobile attacca spalla canestro contro Samoggia che cerca di reggere col fisico e costringe Nobile all'errore, sebbene ci sia il rimbalzo offensivo, e però non si concretizza fino in fondo perché Nobile lascia che la palla esca dal rettangolo di gioco. Palla persa quindi dalla squadra di Padova. Tanto Tempestini nelle fila di Piacenza, già lui a gestire questo attacco biancorosso, prova a farsi vedere Soragna, spalla canestro, su di lui Schiavon che fa quel che può, ma alla fine si trova comunque
a commettere fallo sull'ex argento olimpico. Si tratta del terzo fallo di squadra per la Virtus Padova, quindi rimessa da fondo che viene effettuata da Magrini. L'ultimo tocco è di un giocatore bianco-rosso. Sono onestamente perso questa palla persa. Fatto sta che Padova può tornare in attacco con Canelo a condurre questa nuova azione offensiva. Su di lui la marcatura di Matteo Magrini, adesso Lazzaro molto lontano da canestro. Il passaggio è difficile nelle mani di Nobile. Padova resta veramente lontana dall'anello e continua la pressione da parte di Magrini su Canelo, che lo costringe a restare fuori dall'arco dei 6,75. In qualche modo arriva al tiro, ma non è certo quello che Padova avrebbe sperato. Poi il fischio arbitrale va contro Piacenza, ma precisamente contro Massimo Rezzano. Si tratta del secondo fallo di squadra per Piacenza. Padova potrà andare fino in fondo perché mancano 13 secondi alla fine di questo primo quarto ed inizia sotto di 6 lunghezze. Si fa vedere Canelo, alla fine è Nobile invece a ricevere la palla, consegnato nelle mani di Stoikov. Su di lui Tempestini, Nobile servito a centrare il tiro difficile, arriva il tap-in, segna, secondo gli arbitri c'è anche il fallo. Fallo è di Samoggia, fallo di Matteo Samoggia. Ci sono i due punti, c'è anche il libero aggiuntivo per Nobile. E poi ci saranno 5 secondi e 65 da giocare in questa prima frazione. A bersaglio Nobile con l'unico tiro libero a sua disposizione, e cambio nelle fila padovane. Esce Stoikov e rientra Cusinato, riceve Tempestini. 4 secondi, si bisognerà andare alla conclusione rapida. Servito Rezzano che si alza in tempo utile ma non trova i punti, e quindi si chiude qui il primo quarto. Piacenza è avanti 18-15 su una Virtus Padova che si sta difendendo più che bene. Sono già 6 punti mandati a bersaglio da Canelo, tanto preciso da 2 punti 3 su 3 quanto dal impreciso dall'arco, 0 realizzati su 3 conclusioni. Ma il miglior realizzatore tra gli ospiti è Nobile a quota 7 punti, gli stessi che ha per Piacenza Massimo Rezzano. Pronto per il secondo quarto di questa sfida, situazione che è di 18-15 per i padroni di casa, ma sarà la Virtus Padova con il possesso nelle mani di Salvato, scusate, ho sbagliato anche in precedenza. Si tratta del numero 20 Salvato, mette palla a terra, va a servire Nobile, sul quale arriva in ritardo Matteo Samoggia e per lui c'è un altro fallo. Vediamo la segnalazione del tavolo, si tratta del secondo personale e quindi rimessa con 14 secondi nell'azione per Padova. Prova a farsi vedere Nobile, alla fine a ricevere
è Canelo lontanissimo da canestro. Poi si arriva infine da Nobile che serve Lazzaro, non trova il giusto angolo per appoggiarsi al tabellone, corre Magrini che serve Tempestini, passaggio molto difficile, in qualche modo il play ex Monsumano riesce a controllare questo pallone, aspetta il blocco di Samoggia, lo sfrutta immediatamente, poi si arriva da Suragna che alza il lob per Samoggia, diversi contatti, alla fine arrivano due punti per l'ala classe 90 ex Use Empoli. Vicenza torna avanti di due possessi, siamo sul 20-15, attacca però Padova con Lazzaro, adesso salvato, non mette palla a terra perché si cerca di servire Nobile, non ci riesce Padova, quindi il consegnato di Lazzaro nelle mani nuovamente di Salvato, spinta da parte di Lazzaro sotto canestro su Tempestini, non pago della già grande differenza fisica che aveva, cercato di prendere un ulteriore vantaggio. Peccato che l'arbitro fosse proprio alle sue spalle, abbia visto immediatamente il contatto falloso. Palla recuperata quindi da parte di Piacenza, che inizia adesso la nuova azione con Tempestini, che ha lo schema. E poi aspetta Magrini, viene servito la guardia classe 93, riceve nuovamente in punta, palla sotto a Suragna che si gira e tira, il tiro è sbagliato però. Può attaccare nuovamente Padova. Adesso Salvato, poi Lazzaro, nuovamente da Salvato. Canelo ormai prova a giocare sempre più spalla canestro, capito che può sfruttare il gran fisico che si ritrova, lo fa in questo caso nel migliore dei modi. Due punti per lui, si tratta dell'ottavo della sua partita, insomma cerca di mettersi sempre di più in questa partita il playmaker ex Virtus Bologna. Dall'altra parte Matteo Samoggia con la tripla, ed è la tripla che vale il più 6, c'è il più 6 Vecchieri mentre attacca Schiavon, si cerca di servire nuovamente Nobile, si torna invece da Schiavon che si alza da 3 punti e il tiro va a bersaglio, risponde immediatamente Padova. Schiavon, giocatore che sa essere pericoloso, oltre 9 punti realizzati a partita con una buona percentuale dal campo, vedremo se riuscirà a incidere anche questa sera. Intanto viene stoppato Tempestini, si scatena l'attacco ospite con Nobile che però viene stoppato da Rezzano, una botta e risposta e poi un fischio arbitrale, fischio che va contro Mattia Magrini, il quale lascerà il campo in questo momento. Commesso il primo fallo della sua partita, intanto entra al suo posto Ennio Leonzio che riceve le ultime indicazioni da parte dello staff bianco-rosso. E intanto ho richiamato il coach del Virtus Padova, la prossima occasione di proteste il rischio è quello di essere sanzionato con un fallo tecnico. Attacca invece Padova con Canelo che ha una ricezione veramente difficile, era disattento sul passaggio di Nobile, per fortuna della squadra di coach Frisio non c'è palla persa, Canelo si butta dentro, cerca il migliore degli angoli contro le braccia protese di Rezzano, alla fine Piacenza ha conquistato questo possesso, corre Tempestini e prova a buttarsi dentro, vede il Pertugio, arriva un'altra veloce su di lui, questa stoppata fa molto male, buon per la Becker che non arrivano i due punti sul contropiede successivo, però c'è il fallo che viene fischiato a Rezzano e quindi immediato la corsa di Banti sul cubo dei cambi perché si tratta del secondo fallo per Massimo Rezzano, che lascerà quindi il parquet, cosa che fa anche Nobile per lasciare spazio a Crosato. C'è il viaggio in lunetta per la formazione ospite, due liberi nelle mani di Lazzaro, lui che tira con circa il 70% dalla linea della carità, va a bersaglio col primo libero a sua disposizione. Padova si rifà sotto anche perché c'è il 2 su 2 da parte di Lazzaro, c'è un solo punto di differenza, 23-22 quando mancano poco meno di 7 minuti all'intervallo lungo. Samoggia riceve fuori dall'arco, si aspetta Suragna che riceve, poi si butta dentro,
E D'Esperienza porta a casa un fallo. Fallo che è del numero 5, quindi è di Schiavon. Per lui si tratta del secondo personale. Cambio intanto nelle fila padovane. È uscito Canelo e è rientrato Stoikov. Rimessa che è nelle mani di Leonzio. Prova a farsi vedere Tempestini, riceve lontanissimo da canestro col blocco di Banti per lui. Poi Tempestini, memore delle azioni precedenti, si prende l'arresto di tiro che non va a bersaglio. L'ultimo tocco, secondo gli arbitri in questo caso, è di Banti. E quindi Padova ha questa rimessa, viene richiamato anche coach Steffè. Convintissimo l'ex allenatore del poderoso Montegranaro che l'ultimo tocco fosse stato di un giocatore di Padova. Cambio intanto Vecchieri, rientra Sanguinetti, vediamo chi gli lascia il posto sul terreno di gioco, si tratta di Tempestini. Gioco che è ripreso in questo momento, salvato, è lui a portare la palla nell'altra metà campo, deve però fare i conti con la grande pressione di Leonzio, si è affidato poi a Stoico che schiaccia a terra per Crosato. Arriva il fallo sul terzo tempo, non sono arrivati due punti però. Il fallo è di Matteo Samoggia e manda in lunetta il numero 34, immediato il cambio, uscirà Samoggia. Ed ecco entrare Mattia Magrini. Sbaglia intanto il primo tiro libero Crosato. Mentre realizza il secondo tiro libero, lui che dalla lunetta viaggia con circa il 66%, il giocatore ex Bassano del Grappa tra le altre. Tanto Piacenza ha perso un pallone e Lazzaro ha messo le mani sulla sfera di gioco, quindi attacca Crosato dall'altra parte, viene richiamato Magrini, gli viene detto di rialzarsi. Sono arrivati poi due punti da parte del numero 34 in maglia nero-verde. Adesso Leonzio sul lato destro, fuori dai tre punti, aspetta Sanguinetti, riceve in punta, poi ecco il blocco di Banti. Sanguinetti vede lo spazio, si alza per la tripla che ricaccia indietro la squadra ospite. Sorpasso Vecchieri, 26-25. Butta dentro intanto Lazzaro, arriva il fischio per un fallo di cui si accusa immediatamente Banti. Si tratta del primo fallo per il lungo toscano in forza alla Vecchieri Piacenza. Ci sono due tiri liberi per Marco Lazzaro. Saglio intanto con il primo tiro libero, quindi nuova parità in questa partita, 26-26, quando mancano 5 minuti e 29 all'intervallo lungo. Sbaglia invece il secondo, Leonzio sicura rimbalzo perché era l'unico giocatore interessato al pallone in quel momento. Sanguinetti in palleggio, adesso Leonzio praticamente sulla linea di metà campo, nuovamente Sanguinetti in possesso di palla, ecco il blocco di Banti che poi taglia, non riceve lui perché si va nell'altro angolo da Mattia Magrini, il tiro è sbagliato, due di alcune si è rimbalzo, arrivano i punti da parte di Sanguinetti. Più che efficace in fase di rimbalzo offensivo, già la seconda occasione in cui lo vediamo andare a punti, va a punti anche Lazzaro da lontanissimo, la sua tripla vale il 27, vale il 28-29.
c'è arrivata una palla persa da parte di Piacenza. Attacca Padova con la palla che arriva nelle mani di Stoichkov, tanto spazio per Crosato che fa saltare Soragna e poi appoggia al tabellone due punti del 28-31. E Padova con un gioco sempre più solido minuto dopo minuto. Vediamo intanto Soragna cercare il giusto angolo per servire Banti, il quale sfonda sul Lazzaro, accentuato in maniera piuttosto plateale questo contatto. Contatto c'è stato innegabilmente, ma altrettanto innegabile come il giocatore di Padova abbia fatto di tutto per farlo vedere ben più di quanto in realtà non fosse duro questo contatto. Torna quindi in attacco Padova, adesso Stoichkov in palleggio, movimenti per Schiavone che però non riceve perché si è andati dall'altra parte. Crosato schiaccia a terra per Lazzaro, viene chiusa molto bene la linea di fondo da parte di Soragna, quindi si riparte da Crosato schiacciato a terra e arriva il fischio fotocopia. Soragna subisce il fallo in attacco e quindi pari patta. Piacenza torna in attacco. Ricomincia l'attacco piacentino, Piacenza che vede le percentuali abbassarsi, rimangono comunque ottime, attorno al 48% da campo. Intanto arriva un fischio per un fallo di Padova, si tratta del numero 55, quindi è Stoichkov. Bonus che viene raggiunto solo in questo momento da parte di Padova, l'ha già raggiunto Piacenza. Dicevo delle percentuali dal campo, Padova tira con oltre il 54%. Sicuramente indice della qualità del gioco espresso dalla formazione ospite. Banti intanto ha ricevuto la rimessa, poi cerca il consegnato per Sanguinetti che arriva in questo momento. Mantiene il palleggio vivo Sanguinetti che poi si alza, altri due punti per lui. Sanguinetti raggiunge quota 9, 9 punti nella sua partita, raggiunge anche 3 rimbalzi, a testimonianza di quanto stavo dicendo in precedenza, due di questi sono offensivi, tanto Stoichkov è andato da Ferrara, nuovamente il numero 55 in palleggio, su di lui Soragna che fa buona guardia, il passaggio di uscita non può essere ricevuto dal giocatore padovano, fischio per un fallo su Mattia Magrini, commesso da un giocatore di Padova. Magrini chiede che sia fischiato fallo antisportivo perché a suo dire il giocatore si è disinteressato completamente della palla. Arriva il time out chiesto da Padova quando mancano 3 minuti 14 secondi alla fine di questo primo tempo. Liberi nelle mani di Magrini dopo il time out effettuato. Magrini sbaglia
e non di poco il primo tiro libero, soltanto il primo ferro colpito. Seconda opportunità nelle mani di Mattia. Questa volta bersaglio, quindi punteggio che ritorna in perfetta parità, 31-31. Stiamo per entrare negli ultimi 3 minuti di questo primo tempo. Padova attacca con Stoikov lontanissimo, su lui Sanguinetti a fare la guardia, servito molto bene Lazzaro che poi vede il compagno che va a schiacciare. Si tratta di Ferrara, Piacenza che non ha comunicato nel migliore dei modi in difesa, e in questo caso Padova è stata bravissima a punire immediatamente. Leonzio va da Magrini, il quale sfrutta il blocco di Soragna, si butta dentro Magrini che poi vede Banti dal mezzo angolo, non arriva, sembrava uscire questa palla e invece arrivano i due punti per il giocatore lo scorso anno nelle fila dell'Angelico Biella in A2. Stoikov alza la palla per Ferrara, galvanizzato sicuramente dall'azione precedente, poi Lazzaro finta il passaggio, si alza dalla lunetta, altri due punti per lui, che forse è il giocatore più pericoloso di Padova, lo sapevamo già solo guardando le statistiche. Ecco, lo stiamo vedendo anche in campo, si tratta dell'ottavo punto della sua partita. Sanguinetti intanto in palleggio da Magrini che finta il tiro, si butta dentro, arriva il fallo da parte di Stoikov che arriva in ritardo con lo scivolamento, il suo fallo porterà in lunetta Mattia Magrini. Finora 3 punti nella partita del numero 88 biancorosso, tutti dalla lunetta. Rientrato intanto Canelo a lasciare il posto Stoikov. Due liberi punto per Mattia Magrini che prova a riavvicinare, a riportare in parità più che altro, lo fa. Manda intanto a bersaglio il primo tiro libero, quello del meno 1, 34-35. Manda a bersaglio anche il secondo, quindi ennesima parità di questa partita. 2 minuti alla fine del primo tempo sono iniziati. Attacca Padova con Salvato, in palleggio da Lazzaro che attacca a spalla canestro contro Banti, deve essere bravo a non cascare sulle finte, vedete che le fa ogni volta. Questa volta Banti non ha saltato, però nulla ha potuto contro il numero 12 avversario che ha mandato a bersaglio un altro canestro già in doppia cifra, e quindi Padova è così avanti di nuovamente di due lunghezze. Sanguinetti in palleggio proprio contro Lazzaro, lo vuole attaccare, non arriva alcun fischio, Sanguinetti tira cadendo all'indietro, Banti in qualche modo conquista il rimbalzo, si alza, il tiro completamente sbagliato, si sta alzando veramente di intensità perlomeno sui contatti. Ferrara dal mezzo angolo sul primo ferro della sua conclusione, Sanguinetti conquista un altro pallone e corre. Non l'abbiamo visto inquadrato, però due punti da parte di Leonzio. La nuova parità 37-37, siamo entrati nell'ultimo minuto. Canelo prova ad andare da solo contro Sanguinetti, arriva poi l'aiuto di Banti e il passaggio completamente fuori misura, gli è stata oscurata la vista e quindi Piacenza può tornare in attacco. Sanguinetti in punta, sfrutta il blocco di Banti, adesso sul lato destro si alza da 3 punti e fa bene, tripla per lui, 12° punto nella partita di un super Giacomo Sanguinetti. Adesso crossato da Lazzaro, poi si resta fuori dall'arco, Ferrara finta il tiro, poi va sotto da Lazzaro che sbaglia incredibilmente questa conclusione, ma Crosato segue bene al rimbalzo, riapre per Canelo che finta il tiro, si arresta, viene stoppato, corre Sanguinetti che appoggia altri due punti sulla pagina della 42-37. Piacenza prova proprio sullo scadere del primo tempo ad allungare, fallo in attacco da parte di Padova, fallo di Canelo su Mattia Magrini, time out immediato. Poi potremo vivere questi 3 secondi e 47 che ci separano dalla sirena finale di questi primi 20 minuti di partita.
torna in campo per vivere questi ultimi 3 secondi e 47 dopo il time out. Era stato chiesto dalla panchina ospite Solagna ad effettuare la rimessa. Riceve Banti, che poi si affida al capitano biancorosso, si alza lontanissimo. Non arrivano punti in questa occasione, si chiude quindi qui il primo tempo. Piacenza è avanti 42 a 37. Un rapido sguardo al tabellino, Sanguinetti guida con 14 punti realizzati, aggiunge anche 5 rimbalzi, nettamente il migliore in campo in questo momento. Segue poi Rezzano a 7, Magrini, Matteo Samoggia e Leonzio tutti a quota 5. Dall'altra parte il solo Lazzaro in doppia cifra con 10 punti realizzati. Per questo primo tempo è tutto, ci risentiamo tra una decina di minuti per vivere il terzo e il quarto quarto di questa sfida.
Siamo pronti a tornare in campo per il secondo tempo di questa sfida. Pochissimi secondi ci separano dall'inizio del terzo quarto. Piacenza inizia avanti di 5 lunghezze, un mini parziale sul finire del secondo quarto l'ha portata avanti di 2 possessi. Però attenzione a Padova, perché ha giocato un primo tempo veramente solido, trascinata da Lazzaro e Nobile, la coppia di lunghi, e ha fatto veramente molto bene. 17 punti in coppia. Altrettanto bene ha fatto Canelo, l'esterno della Virtus Padova, già a quota 8. Risponde però molto bene Sanguinetti con 14, lui ad aver toccato il primo possesso di questo secondo tempo. Adesso si va da Rezzano, spalla canestro contro Crosato, si prova a mettere nuovamente in ritmo l'ex giocatore, tra le altre, della Leonessa Brescia. Adesso Leonzio col passo incrociato va corto sul primo fermo, molto bene Banti a rimbalzo offensivo, e quindi nuovo possesso nelle mani adesso di Sanguinetti, che sfrutta il blocco ancora di Rezzano, si alza da casa sua quasi a bersaglio, altro rimbalzo offensivo di un super Diego Banti, che però in qualche modo controlla anche questo pallone, trova 2 punti. Grandissime cose da parte di Diego Banti, che raggiunge così quota 8 punti. Aggiungete anche 5 rimbalzi, di cui addirittura 4 in fase offensiva. Adesso Stoikov in palleggio a sfruttare il blocco di Nobile, che taglia immediatamente, non può però ricevere la palla. Rezzano a servire Magrini, che fa un palleggio, si alza da 3 punti, tiro sbagliato. Il solo Stoikov va a rimbalzo. Un tiro che viene applaudito dalla panchina, perché sanno che Magrini può mettersi in ritmo con queste giocate. Intanto attacca spalla canestro Canelo contro Sanguinetti, passaggio molto difficile, viene intercettato da Banti, sempre più protagonista in questo immediato avvio di terzo quarto. Il passaggio è arrivato nelle mani di Magrini, si torna da Sanguinetti, si parte quindi quando mancano 14 secondi nell'azione dalle mani del giocatore ex Scafati, si butta dentro e trova il fallo sul tiro. Sono 2 punti, si porta le mani al volto, non dovrebbe essere niente di che, però comunque un colpo. Due tiri liberi per Giacomo Sanguinetti, il playmaker classe 1990 di scuola Fortitudo Bologna. Riceve la palla in questo momento dagli arbitri, quindi due tiri liberi che potrebbero portare Piacenza ancora più avanti. Lo fa intanto quel primo tiro libero, quello del 45-37. Pronto per il secondo, anch'esso a bersaglio, solo retina. 16 punti nella partita di Giacomo Sanguinetti, sostanzialmente un terzo dei punti provengono dalle sue mani. Adesso Canelo in angolo, torna da Stoikov che attacca da lontano contro Rezzano, che è arrivato a difendersi di lui dopo il cambio difensivo. Si è alzato Stoikov, il tiro è stato sbagliato, però Crosato segue bene a rimbalzo, conquista un nuovo possesso per i suoi. Ribaltamento di dato nelle mani di Canelo, che va di mano destra, poi si attacca sulla linea di fondo. 2 punti da parte sua, non arriva aiuto dal lato debole, e quindi Padova si rifà sotto, smuove più che altro il punteggio, che era ancora ai 37 punti accumulati nel corso del primo tempo. Adesso Leonzio ad aspettare Banti, che prende posizione contro Nobile, riceve schiacciato terra. Sfida fra numeri 15, che Banti prova a vincere col gancetto di mano sinistra, e lo fa. Altri punti per Diego Banti, che raggiunge così la doppia cifra. Adesso Stoikov alza il lob per Crosato, che non può ricevere, ancora Banti a mettere le mani sul pallone su tutti i possessi, dietro la schiena di Rezzano, che non arriva a Leonzio, arriva poi a Magrini. Si riparte dal numero 88, che consegna a Sanguinetti. 12 secondi nell'azione piacentina, iniziano con il blocco di Banti proprio per Sanguinetti, che si affida poi a Rezzano da 3 punti. Massimo Rezzano, immediato il time out di Padova. Piacenza prova a mettere la freccia. Questa è la tripla del 51-39, quando mancano 7 minuti e 4 secondi alla fine del terzo quarto.
Si è ritornato in campo adesso Stoichkov da Crosato, continua l'attacco di Padova con Canelo che schiaccia a terra per Crosato, molto lontano da canestro, però poi Schiavon da tre punti a bersaglio, è sicuramente la risposta che il coach padovano voleva uscendo dal time out. Si smuove il punteggio di Padova, tornata in singola cifra di svantaggio, si muove Leonz, però riceve alla fine Rezzano che ribalta immediatamente il lato da Sanguinetti, tripla per lui che non va a bersaglio, non la può Leonzio, poi Sanguinetti in qualche modo intercetta questo passaggio lungo. Piacenza torna in attacco proprio con Giacomo Sanguinetti schiacciato a terra, lascia lì la palla per Magrini che si butta dentro, grande il passaggio per Sanguinetti che però non riesce a mettere entrambe le mani, perde anche l'equilibrio e quindi c'è il tiro sbagliato da parte sua, grande schiacciato a terra di Stoichkov. Poi alla fine in qualche modo Padova si riorganizza proprio con Stoichkov che serve Crosato, incomprensione piacentina in difesa che porta Padova al meno 7. Siamo entrati negli ultimi 6 minuti di questa terza frazione. Piacenza attacca con Sanguinetti sul lato sinistro, eccolo il movimento di Leonzo che riceve in punta, poi si serve un compagno. Movimento di Leonzo, riceve poi alla fine Banti, adesso Rezzano e Sanguinetti. Nuovamente la palla a Rezzano che lavora sulla linea di fondo, si appoggia al tabellone, sono due punti per lui. Torna a muoversi il punteggio piacentino. Crosato fa saltare Rezzano, poi il passaggio per Nobile che non si prende la conclusione, si affida a Stoichkov. Crosato, la conclusione è stata presa poi da Canelo, Nobile però a rimbalzo, servito nuovamente Canelo che si butta dentro, Banti perfeziona questo controllo, poi Leonzio, sono suoi due punti che portano avanti Piacenza nuovamente di 11 lunghezze. Arriva il fischio per semplicemente per dare la rimessa a Padova. C'è il cambio, rientra Lazzaro. A fargli posto sarà il numero 34, Crosato. Adesso Lazzaro da Stoichkov che mantiene vivo il palleggio, poi Nobile che è lontanissimo da canestro, si va a servire poi Lazzaro, gran passaggio schiacciato a terra, palla d'uscita per Stoichkov, circolazione vorticosa di palla per Padova che però dovrà anche andare al tiro, lo fa con Stoichkov, tripla importante perché vale il 55-47, prova a rispondere Padova al tentativo di allungo precedente da parte di Piacenza, adesso Sanguinetti in palleggio a buttarsi dentro, poi Rezzano che ha spazio da tre punti, anche se la recezione non è stata delle migliori, è dei migliori invece la conclusione che si è preso, tripla per rispondere immediatamente e ricacciare Padova a meno 11. Non ci sta però Stoichkov che insiste con il palleggio contro la difesa di Rezzano che cerca di tenere nel migliore dei modi. Stoichkov non trova i due punti in questo caso. Banti perfeziona il controllo della palla. E Piacenza dopo un attimo in cui sembrava che Padova potesse rientrare sta provando a rimettersi in carreggiata. Nel senso di allungare ulteriormente il margine. Canelo adesso da Lazzaro, uno contro uno con Rezzano, arriva poi Sanguinetti, adesso Nobile per il compagno, si trovava di Schiavon che ha sbagliato la conclusione, Leonz conduce questo attacco, lo serve a Mattia Magrini sul quale arriva il fischio arbitrale, vediamo di chi è questo fallo, si tratterà comunque del terzo di squadra, fallo del numero 5, si tratta di Schiavon, per lui è il quarto personale, infatti Schiavon lascia il terreno di gioco. Entra salvato.
Piacenza può attaccare, 18 secondi nell'azione, vediamo se la truppa di coach Steffi riuscirà a sfruttarli al meglio. Rezzano, il consegnato per Sanguinetti, che sembrava quasi guardare il canestro per il servitore Rezzano, che prova a lavorare sulla linea di fondo. Fischio arbitrale, altro fallo, bonus che viene raggiunto con questo fallo personale. Altri 14 secondi per l'attacco piacentino, vediamo come verranno sfruttati da Sanguinetti e compagni. Muove Leonzo, che poi riceve lontanissimo da canestro, passaggio non semplicissimo nelle sue mani, poi il blocco di Banti. Adesso Leonzo ribalta al lato, extra passa per Mattia Magrini, extra passaggio fondamentale quello di Massimo Rezzano, che ha favorito il proprio compagno. Poi si alza l'intensità della difesa biancorossa, passaggi che non arrivano perfettamente nelle mani dei giocatori di Padova. Adesso Lazzaro contro Rezzano, uno contro uno nel pitturato, il tiro difficilissimo eppure mandato a bersaglio. Veramente bravo il numero 12 in maglia nero-verde, coefficiente di difficoltà veramente altissimo. E questi sono due punti del 61-49, mancano 2 minuti e mezzo sostanzialmente alla fine di questa terza frazione. Leonzio vale 2 punti, ma tant'è, un canestro che permette a Piacenza di allungare ulteriormente, siamo sul più 14. Fischio arbitrale intanto contro Banti. Piacenza che in questa terza frazione sta conducendo un parziale di 21-12, sostanzialmente sta decidendo la partita. È chiaro che manca veramente tanto tempo, più di 12 minuti, cioè tutto il tempo per Padova per rimetterla, per rimettere la partita in discussione. Le qualità ci sono, vediamo se Piacenza sarà brava a non farle esprimere nel migliore dei modi. Passaggio intanto per Canelo, che non colpisce dall'angolo, però Nobile, che già aveva fatto un gran passaggio, conquista il rimbalzo, serve nuovamente Canelo, che viene stoppato, comunque gli viene disturbato e non di poco questo tiro. Sanguinetti a servire Rezzano, che finta il tiro, si butta dentro in palleggio, si arresta sulla lunetta, tiro difficilissimo, ma non importa, Massimo Rezzano raggiunge quota 17, si iscrive come miglior realizzatore in questa partita. Siamo addirittura a 7 su 11 dal campo per lui. Nobile prova a replicare dall'altra parte, ma con scarsi risultati, però Canelo bravo a rimbalzo offensivo, segue, trova altri 2 punti. Si tratta dei punti 11 e 12 nella sua partita. Paga un po' l'imprecisione dall'arco, però insomma Padova sta provando a riavvicinarsi, è chiaro che non può farlo se Banti e i soci continueranno a trovare punti, come in questo caso proprio il numero 15 biancorosso con il canestro del più 16. Ora Stoico in palleggio contro Leonzio, la palla arriva a Canelo, che finta il tiro non si fida, e quindi va da Lazzaro, si appoggia molto bene a Nobile. Altri 2 punti per il lungo ex pallacanestro Vicenza. Sanguinetti continua con il palleggio insistito, siamo fuori dall'arco, si alza da 3 punti, chiudete tutto, è la partita di Sanguinetti, 19 punti, 7 rimbalzi, 7 assist, dominio a 360 gradi. Arriva l'ultimo tocco, in questo caso da parte proprio di Sanguinetti, il quale non è perfettamente d'accordo con questo fischio, ma fatto sta che arriva il cambio, esce Sanguinetti, entra Tempestini, esce anche Banti ed entra Matteo Samoggia, due dei giocatori piacentini più in ritmo nel corso di questa partita. Rimessa nelle mani di Padova, adesso Lazzaro consegna a Canelo, che mantiene vivo il palleggio, poi si affida a Stoico che gli riconsegna immediatamente il pallone, uno contro uno che verrà giocato contro Matteo Samoggia. Arresto della lunetta e canestro che non arriva, arriva inspiegabilmente insomma per le qualità che sono quelle di Canelo, corto questo tiro. Adesso Samoggia servito, si ripete la sfida nell'altra metà campo,
non può arrivare al tiro Piacenza. Poco male, si chiude sul più 17 il terzo quarto. Un terzo quarto decisamente dominato dai ragazzi di coach Steffè. 28 a 16 il parziale. Sicuramente permette all'allenatore triestino della Vecchia di Piacenza di guardare agli ultimi 10 minuti con tanto ottimismo. È iniziato il quarto quarto, palla nelle mani adesso di Canelo che si affida al compagno, ritorna da lui, poi Lazzaro mette palla a terra, arriva il fischio arbitrale, il fallo era sul palleggio, il fallo è di Massimo Rezzano, questa è la segnalazione arbitrale. Per Rezzano si tratta del terzo fallo personale, la rimessa da fondo che viene effettuata da Padova nelle mani di Nobile, dove non può essere pericoloso, e quindi poi si va da Lazzaro sull'altro quarto di campo, servito Nobile, arriva un altro fischio, questa volta contro Matteo Samoggia, arriva anche il fallo tecnico a Matteo Samoggia. Quindi costretto ad accomodarsi in panchina per raggiunto limite di falli, era a quota 3 prima di questo doppio fischio. Tiro libero nelle mani di Stoikov che lo manda a bersaglio. Padova torna a meno 16, avrà anche la palla in mano. Riceve Stoikov dopo la rimessa. Adesso Nobile che riconsegna la palla al numero 55, poi nell'angolo il numero 20 salvato, non va a bersaglio, però attenzione perché c'è stato un fischio, fallo del numero 11 sul tiro da 3 punti. La Piacenza in un amen in 35 secondi ha già commesso 4 falli, di cui un tecnico e uno su una conclusione pesante. Non è il migliore dei modi per iniziare il quarto quarto quando sei avanti di 17 lunghezze, dovresti perlomeno, come dire, amministrare questo vantaggio, gestirlo fino alla fine nel migliore dei modi. Buon per Piacenza che salvato sbaglia il primo tiro libero a sua disposizione, ne ha però altri due. Va a bersaglio col secondo. E quindi siamo sul 70-55. Vediamo se il punteggio si smuove col terzo tiro libero. Anche questo va a bersaglio. Siamo quindi 70
70-56, un errore della grafica che viene corretto immediatamente. 70-56, vantaggio piacentino. L'ultimo tocco è di un giocatore di Padova. Adesso Tempestini si alza dall'arco, colpisce da tre punti Tommaso Tempestini. Torna quindi a più... torna più 17 Piacenza, intanto c'è un fischio. È un fallo di Magrini. Per Magrini è il secondo, intanto rientra Sanguinetti, esce proprio Mattia Magrini. A bersaglio Canelo col primo tiro libero, perché sì, Piacenza ha già raggiunto il bonus dopo poco più di 30 secondi. Canelo intanto però sbaglia il secondo tiro libero a sua disposizione. Siamo sul 73-57. Adesso Sanguinetti ha spazio dall'angolo da tre punti. Continua lo show offensivo di Giacomo Sanguinetti, supera quota 20, arriva a 22 per l'esattezza. Stoikov serve Nobile in corsa, canestro non è valido perché Nobile va a sfondare. Il fallo in attacco da parte del numero 15, arriva, se non ho visto male la segnalazione, anche il fallo tecnico. No, il fallo tecnico dovrebbe essere contro Stoikov, segnalato il 55. Il Lunetta Arezzano ad amministrare il tiro libero del fallo tecnico, va a bersaglio. 7-7-5-7, 8-31 da giocare. Gioco che riprende, quindi Piacenza sul più 20, anche la palla nelle mani. Leonzio insiste con il palleggio, si butta dentro e arriva il fischio arbitrale. Semplice, semplice fallo fischiato contro Padova. E quindi c'è la rimessa nelle mani del Beccheri Piacenza. Rimessa laterale che verrà effettuata proprio dal numero 20, il giocatore ex Stella Azzurra e Virtus Roma, entrambe le squadre della capitale. Adesso Tempestini in palleggio, ha sfruttato il blocco di Rezzano, prova a buttarsi dentro, poi serve Sanguinetti, il passaggio non è semplice però con l'aiuto di Rezzano Sanguinetti ha nuovamente la palla nella mano, poi gliela ruba immediatamente Nobile, che va anche a subire il fallo del numero 5 biancorosso. Il fallo di Sanguinetti è il secondo personale e manda in lunetta la formazione ospite. E quando mancano 8 minuti 11 secondi può provare a riavvicinarsi, non lo fa con questo primo tiro libero che va fuori dal bersaglio. Arriva invece il secondo realizzato, 7-7-5-8. Piacenza attacca con Leonzio, adesso Tempestini sul lato, sfrutterà il blocco di Rezzano, però c'è la grande pressione su di lui da parte di Lazzaro. Poi Leonzio contro Nobile va a servire Soragna che è entrato in campo. Il tiro viene sbagliato dal capitano biancorosso. Attacca quindi Padova con Canelo adesso in possesso di palla. Nobile contro Rezzano, sfida fra lunghi, Rezzano va per terra, arriva il fischio che dovrebbe essere contro Nobile, ha sbracciato in questo caso secondo gli arbitri. Fallo quindi in attacco.
asciuga il parquet e poi si potrà riprendere a giocare. E si torna a giocare, Piacenza in possesso di palla, 7.35 da giocare prima di arrivare alla fine di questa sfida. Tempestini riceve la fine, Leonzio si cerca di liberare con i blocchi, Sanguinetti riceve in questo momento, ha spazio, non si prende il tiro, lo affida invece a Rezzano, recessione difficile, quindi nemmeno Rezzano può andare alla conclusione pesante. Adesso Soragna, sbagliata la sua tripla, attacca Padova con Stoikov che ha messo in ritmo Canelo, poi la palla per la tripla da parte di Salvato ed è la bomba del 7-7-6-1. Piacenza attacca con Suragna che si butta dentro, gli viene strappata la palla letteralmente di mano. Cioè, rimessa da fondo, è un semplice tocco da parte della difesa, rimessa da fondo già effettuata nelle mani di Sanguinetti, il quale attacca dal palleggio, si alza, il tiro leggermente, piuttosto corto, non leggermente, ha scheggiato malapena il primo ferro, per una conclusione che Sanguinetti ha nelle sue corde, quindi è giustissimo prendersi queste soluzioni. Passaggio completamente sbagliato da parte di Lazzaro, nelle mani direttamente della curva biancorossa, decisamente fuori misura, palla persa da parte della squadra di Padova. Torna in attacco Piacenza con Soragna che ha servito Tempestini, sbagliata la sua conclusione, schiacciato a terra che non arriva nel migliore dei modi nelle mani di un giocatore di Padova. Rezzano non ha troppi problemi a mettere le mani su questo pallone. Adesso Leonzio che finta il tiro, poi si affida a Tempestini, si butta dentro, Tempestini non trova l'angolo giusto per appoggiarsi al tabellone, corre Padova, però Piacenza cerca di rientrare nel migliore dei modi. Adesso salvato da Canelo, serie di movimenti per andare da Nobile che era marcato da Sanguinetti, tanto spazio per Nobile che però sbaglia incredibilmente da questa conclusione. Padova sta accusando la fatica, attacca quindi la Bakery con Sanguinetti, adesso Soragna non gli riconsegna immediatamente il pallone, va lui in attacco, poi Tempestini si butta dentro, alza il tiro anticipandolo. Arriva un altro errore al tiro da parte di Tempestini che sta faticando nelle conclusioni, sta faticando molto anche Padova che ormai è in balia della squadra biancorossa. Arriva il time out perché la panchina di Padova vuole assolutamente trovare una risposta da parte dei propri giocatori. Siamo nuovamente in campo, Piacenza avrà il possesso di palla. Rimessa che è stata effettuata nelle mani di Tempestini, confermato in campo insieme a Sanguinetti, Rezzano, Soragna e Banti. Riceve proprio Soragna che va a spalla canestro,
contro Canelo, arriva da dietro la stoppata da parte di un giocatore di Padova, ma c'è in precedenza il fischio per un fallo. Fallo che è di Canelo, sono due tiri liberi per Matteo Soragna. Bersaglio Soragna, primo punto della sua partita. C'è il 2 su 2 per il capitano biancorosso. 7-9, 6-1, 5-20 da giocare, Piacenza sempre avanti. Sono 18 i punti di vantaggio, crossato da Lazzaro. Lazzaro che si è sostanzialmente fermato a 12 punti dopo il gran primo tempo giocato. Piacenza è salita veramente di intensità. Si cerca di metterne il ritmo in questo caso. Va con l'arresto a due tempi, poi il gancetto per i due punti che valgono 7-9, 6-3. Con a meno 16 Padova, mancano 5 minuti, ultimi 5 minuti di questa sfida. Coach Steffè prova a spiegarsi con la panchina intanto, mentre Rezzano tiene lontano crossato con il braccio, poi consegnato nelle mani di Tempestini. Pressione altissima nella difesa padovana. Il fallo del numero 20, si tratta di Salvato e per lui è il primo personale. Bonus che è stato raggiunto anche da Padova con i due tiri liberi nelle mani del playmaker biancorosso. Va Bersaglio. Quarto punto per Tempestini. E sì, sbaglia però il secondo, quindi si resta sull'80-63. Clima qui al Padasport che si sta raffreddando, anche perché 17 punti, Padova è veramente sempre in balia perlomeno dei biancorossi. Arrivano altri errori al tiro. Alla fine Piacenza con Sanguinetti torna in attacco. Adesso Tempestini corre in palleggio, si ferma, consegna proprio a Sanguinetti. Quindi Piacenza può iniziare la propria azione offensiva. Ecco il blocco di Banti, poi Sanguinetti continua col palleggio, si butta dentro. Pensa al passaggio, poi trova due punti in acrobazia. È veramente inarrestabile stasera Giacomo Sanguinetti. Sono 24 i punti, aggiungendo 8 rimbalzi, 7 assist. Canelo mette palla a terra, si butta dentro. Nulla può Tempestini che va a terra, due punti da parte di Canelo. E sale così a quota 15 personali. Intanto Soragna lontanissimo da canestro, aspetta Tempestini che va dentro, serve Banti, sul quale arriva il fallo della difesa. Sarà viaggio in lunetta per Diego Banti. Banti intanto ha realizzato il primo tiro libero, Banti con il secondo, c'è il cambio per i biancorossi. Esce Rezzano, fa il suo esordio in questa partita Filippo Guerra. Rezzano chiude con 18 punti, percentuali altissime, siamo a 7 su 11 dal campo. Una gran partita giocata dall'ex lungo di Scafati. L'altra parte sbaglia, tanta sfortuna per Padova che ha sbagliato questa conclusione. Attacca Piacenza con Sanguinetti, poi si affida a Tempestini che si porta nuovamente in punta e quindi Piacenza può attaccare nuovamente. Lob per Banti che in qualche modo riceve, su di lui arriva il fallo, lo manderà in lunetta per altri tiri liberi. Cambio intanto per Padova, esce Canelo, al suo posto è entrato Bonetto, uno dei giovani evidentemente della formazione ospite, classe 97.
pochi minuti in campo in questa stagione per lui. Banti intanto sbaglia il primo tiro libero a sua disposizione. Sbaglia anche il secondo, quindi si riparte da qui, dall'84 al 65. Siamo negli ultimi 3 minuti di questa sfida. Si butta dentro Ferrara, ha trovato 2 punti. Abbiamo visto la schiacciata nel primo tempo, poi un po' perso anche per appunto il brutto terzo quarto giocato dalla sua squadra. Gran palla per Soragna che sbaglia purtroppo questa conclusione da distanza molto ravvicinata. Quindi continua l'attacco padovano, adesso Schiavon, palla terra contro Soragna, gliela strappa letteralmente di mano Tempestini, che poi si arreda, viene stoppato, ha voluto farlo uno contro uno, però il diretto avversario l'ha recuperato nel migliore dei modi e quindi l'ha stoppato. Adesso Schiavon dal mezzo angolo, il tiro riesce veramente cortissimo, Guerra conquista il rimbalzo, si porta nell'altra metà campo, poi si ferma per trovare un compagno, viene aggredito dalla difesa ospite. Sanguinetti da Tempestini, tripla per lui, seconda tripla nella sua partita, si avvicina al cubo dei cambi, il numero 55 per il suo esordio in questa partita, Simone Libè. Viene dedicata una meritatissima standing ovation a Giacomo Sanguinetti, che chiude quindi con 24 punti, 9 rimbalzi, 7 assist. Partita decisamente da MVP, quella del playmaker toscano in forza alla Becker. Adesso Schiavon a bersaglio, il tiro era da 2 punti. Tempestini conduce questo attacco, consegna la palla a Soragna che gli restituisce il pallone, blocco di Banti. Adesso Guerra si butta dentro, il passaggio per Banti e appoggia i 2 punti. Sono 16 i punti nella partita di Diego Banti, il primo assist nella sfida per Filippo Guerra. Schiavon la palla sotto a Ferrara, poi arrivano i 2 punti da parte di Cusinato. Siamo sull'89 a 71, siamo sostanzialmente nell'ultimo minuto, inizia precisamente in questo momento. Guerra col passaggio per Banti, poi si va da Libè che mette palla a terra e decide di buttarsi dentro, palla per Tempestini, chiuso, quindi ritorna sulle sue piste, si alza, il tiro è sbagliato, tap out di Libè nelle mani di Guerra. Guerra poi si butta dentro, vede lo spazio, Banti, palla che circola sull'arco, Libè non si prende il tiro, lo affida a Guerra, si butta dentro, arriva il fischio per il fallo che manderello netta al numero 9 biancorosso. Realizza intanto Guerra il fallo giudicato antisportivo, nessuno a rimbalzo, 2 tiri liberi realizzati da Filippo Guerra, 91 a 71, è rimessa per Piacenza che quindi attacca. Adesso Tempestini supera la metà campo, arriva il fischio. Il fischio manda in lunetta Tempestini. Tempestini in lunetta. Realizza il primo, va a quota 8 personali. Invece è stato sbagliato, attacca Padova con Crosato. Adesso Schiavon contro la difesa di Guerra. Ferrara, vediamo quale sarà il
presumibilmente l'ultimo attacco di Padova. Il tiro è nettamente sbagliato, a rimbalzo è andato lì, beh, supera la metà campo la Becchieri che si ferma qui, la partita finisce, Piacenza vince per 92-71, suona la sirena finale, torna alla vittoria la Becchieri Piacenza in quella che è l'ultima sfida del 2016. Infatti la prossima sarà la trasferta, la più lunga dell'anno, quella a Sestu, in programma il 4 di gennaio. Ultimo sguardo ai tabellini, sono tre i biancorossi in doppia cifra, Sanguinetti 24, Rezzano 18, Banti 16, seguono poi Leonzio a 9, Tempestini a 8 insieme a Mattia Magrini, chiude Samoggia con 5, Guerra e Suaragna con 2 a testa. Per questa serata è tutto, a tutti una buona serata e buon basket!